Secondo 3-0 consecutivo per la SEAP Aragona in questo inizio di campionato di Serie B2. Sabato scorso, a cadere sotto i colpi di Cammisa e compagni, è stata la Mediolanum Energia Volley Pizzo. Il match, al quale hanno assistito circa 500 spettatori, si è disputato al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Questi i parziali 25-19, 25-21, 25-23. Il sestetto di Francesco Eliseo ha sofferto soltanto nel terzo set. La SEAP Aragona, priva delle due italo-brasiliane Jacqueline do Nascimento e Camilla Macedo, ha iniziato la partita con Baruffi in palleggio, Bicchieri opposto, Cusumano e Composto centrali, Falcucci e Cammisa Martelli ricevitori. Nel ruolo di libero ha giocato Martina Marangon. Nel terzo set spazio anche alla seconda alzatrice Gabriele e alla schiacciatrice Valente. Il volley Pizzo Calabro di Davide Monopoli ha schierato Mercanti in cabina di regia, Sapone e De Franco centrali, Bruno Opposto, Speranza e Filacchioni attaccanti di banda, libero Giusi Saieva, ex di turno. La SEAP Aragona ha letteralmente dominato il primo set. Le leonesse hanno mostrato tutto il loro valore, sia tecnico che fisico, in tutti i fondamentali. I parziali sono stati sempre a favore delle padrone di casa: 8-5, 18-14, 21-18 e 7 vinto, 25-19. Le calabresi entrano in partita nel secondo set con De Franco, Speranza e Filacchioni in netta crescita. La SEAP Aragona perde brillantezza e a tratti subisce il gioco delle avversarie. I parziali sono comunque favorevoli alle biancoazzurre che dopo l'8-7 scappano via e vincono in scioltezza il secondo set 25-21 con un ottimo gioco di squadra. Il terzo set è il più bello e combattuto della partita, con le ospiti che hanno dominato la parte iniziale riuscendo perfino ad avere 6 punti di vantaggio. La SEAP Aragona sbaglia tanto in difesa e in attacco, ma con caparbietà ed esperienza riesce a riprendere il set. La centrale Composto in battuta riesce a mettere in difficoltà il sestetto calabrese, il muro e i contrattacchi punto fanno il resto e la SEAP Aragona infila un parziale di 9-0. Il set lo porta a casa la squadra di Eliseo sul filo di lana 25-23. Vittoria netta nel risultato, ma non nel gioco. C'è tanto ancora da lavorare e da migliorare per cercare di vincere il campionato. Migliore realizzatrice Cammisa con 12 punti, Falcucci 11, Bicchieri 10, Cusumano e Composto 9 punti, Baruffi 5 punti e 4 muri. Al termine della partita si è svolta la cerimonia di intitolazione della tribuna stampa del Palasport Pippo Nicosia di Agrigento al compianto giornalista Gerlando Micalizio. Erano presenti la moglie di Gerlando Micalizio e i figli Marco e Simona. Questo il ricordo del presidente della SEAP Aragona, Nino Di Giacomo. Volevo ringraziare la presenza della famiglia Micalizio perché ho avuto il piacere di intestare la tribuna nuova stampa che abbiamo realizzato in occasione di questo campionato di Serie B che ci stiamo disputando quest'anno al compianto Gerlando, che per me era veramente tutto. Abbiamo condiviso con Gerlando delle belle esperienze sin dal nascere della pallavolo nel lontano 1982, per poi iniziare a peregrinare per mezza Italia in occasione dei nostri campionati di Serie A che abbiamo fatto. Era il minimo di poter intestare e ricordare l'amico Gerlando Micalizio. Ecco, vi pregherei di riprendere qua la targhetta che abbiamo noi dedicato, sperando che Gerlando ci guardi di lassù per sostenerci e guidarci sempre con le sue belle battute di rara potenza. Bravo Nino, bravo Nino.